Allora possiamo cominciare con la premiazione. Io vi do ufficialmente il benvenuto a questo che è il momento della soddisfazione, quello della domenica a mezzogiorno, per questa 38esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, la rassegna fieristica promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Ragusa, che è diventata ormai una vetrina di spicco per l'intero mezzogiorno d'Italia. In questi tre giorni ci sono stati qui migliaia di visitatori che si sono confrontati dal punto di vista commerciale, imprenditoriale, culturale, sui temi fondamentali dell'agricoltura isolana, e noi sappiamo bene quali sono i problemi anche del comparto della zootecnia, ma nonostante questo, anche quest'anno, anche in questa contingenza di crisi, massiccia è stata la presenza di allevatori. Presenti anche le aziende dell'agroalimentare d'eccellenza. Allora cominciamo subito a conoscere i protagonisti di questa 38esima edizione della Fiera Agroalimentare. Cominciamo con la premiazione dei vincitori del 7° concorso Q ed E, qualità ed esposizione dei prodotti agroalimentari. Dopo un'attenta valutazione e confronto con i titolari delle aziende partecipanti al concorso e attraverso una valutazione condotta come da regolamento e secondo i criteri stabiliti dalla Camera di Commercio, si è pervenuti alla classifica. Andiamo a conoscere i primi tre classificati, li conosciamo subito. Sono al primo posto la legumeria di Cassarino Francesco. Il primo premio alla legumeria di Modica è andato per una motivazione precisa che vi vado a leggere subito. Per la rinnovata attenzione costante nella valorizzazione dei prodotti della tradizione agricola e alimentare locale, in particolare i legumi della zona orientale della provincia recuperati, valorizzati, rinnovati con interventi di marketing e di commercializzazione, innovativi ma anche in linea con le nuove attese del consumatore attento di oggi e della linea di promozione e tutela della dieta mediterranea. A premiare la legumeria di Francesco Cassarino in Modica è il presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Sandro Maria Gambussa. Complimenti, abbiamo sentito insieme la motivazione. Grazie. E adesso conosciamo il secondo classificato, si tratta della società agricola Orto Barocco SRL. Eccolo qua. Buongiorno, benvenuto. Allora leggiamo insieme la motivazione. Secondo premio alla ditta Orto Barocco Casa Murana per avere voluto specializzarsi con grande impegno ma anche con una intelligente azione per una diversificazione commerciale vincente nella utilizzazione del pomodoro locale, enfatizzando in un confezionamento accattivante le molteplici possibilità di sfruttamento gastronomico e alimentare di uno dei prodotti principali della nostra agricoltura. Consegna il premio il segretario generale della Camera di Commercio di Ragusa, il dottore Carmelo Arezzo. Complimenti ancora. E allora andiamo avanti con il terzo premio alla ditta Bio Migliore per avere saputo conciliare le difficoltà produttive collegate con l'agricoltura biologica con una gamma di prodotti certificati per la produzione dei quali ha voluto tenere in particolare conto la salubrità dei processi produttivi e l'eccellenza delle materie prime. Consegna il premio il vice segretario generale della Camera di Commercio Vito D'Antona. Dottore D'Antona, consegna la targa. Complimenti alla ditta Bio Migliore. Bene,
Allora, ci sono delle menzioni ancora speciali per quanto riguarda il concorso QED. La commissione giudicatrice, alla luce della classifica finale dei partecipanti al concorso, ritiene infatti all'unanimità di attribuire una menzione speciale al comune di Godrano, in provincia di Palermo, per avere voluto partecipare in forma ufficiale alla rassegna espositiva, presentando un ventaglio suggestivo, affascinante e di qualità nella produzione alimentare del proprio territorio. Infine, la commissione ha voluto riconoscere due ulteriori menzioni speciali per le ditte Petrolo, e la Sicil Canapa. Eccoli qua queste menzioni speciali a due ditte nuove per la coraggiosa scelta fatta da giovani imprenditori, ce li abbiamo qua, intraprendenti ed entusiasti di percorrere innovazione e strade nuove. Complimenti anche a voi. Petrolo e Sicil Canapa. È il comune di Godrano, sì, che abbiamo menzionato prima. Complimenti anche a voi per essere qui presenti in questa fiera. Io non sapevo che Godrano si trovava in provincia di Palermo prima di essere oggi qui in fiera, oggi invece sappiamo quanto è importante questa realtà. Grazie anche a voi. Andiamo avanti. Questi erano i premiati e i menzionati per il settimo concorso QED e adesso andiamo avanti con un altro concorso molto importante che ha colorato questa fiera 2012. Parlo del concorso florovivaistico sul tema il giardino mediterraneo. In occasione di questa 38esima edizione, infatti, la fiera ha indetto questo concorso che è riservato tutto agli espositori del settore florovivaistico all'interno del salone ottagonale realizzato dalla Camera nei pressi del settore espositivo, che potete ancora andare a visitare. È stato creato uno spazio adeguato e architettato con la collaborazione di professionisti del settore, proposte di giardini da esterno utilizzando le loro produzioni più significative e le loro idee più originali. La prima edizione di questo concorso, come vi dicevo, è dedicata al tema il giardino mediterraneo in onore all'ubicazione della fiera agroalimentare mediterranea. E la Camera di Commercio ringrazia la Federvivai Blea e la dottoressa Maria Giardina, che è agronomo paesaggista e ha collaborato in maniera preziosa nella realizzazione degli allestimenti. La Camera di Commercio ringrazia anche l'azienda Vivai Maugeri, che ha offerto ai primi tre classificati del concorso un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di materiale per la floricoltura. La commissione giudicatrice è stata incaricata di valutare le proposte di giardino mediterraneo messe su da 7 imprese del florovivaismo provinciale in uno degli stand, come dicevo prima, più colorato e più affascinante della città dell'espositiva, prendendo in esame 4 diversi criteri di valutazione che sono la composizione armonica del giardino, la fruibilità, la varietà delle piante mediterranee, l'effetto cromatico complessivo. Gli angoli di giardino proposti hanno confermato l'impegno e lo sforzo anche creativo e innovativo dei partecipanti. Andiamo a conoscere la classifica. Al primo posto Pollice Verde SAS, premia il segretario generale della Camera di Commercio Carmelo Arezzo. Complimenti a Pollice Verde. E viene assegnato anche il buono della ditta Vivai Maugeri, che ammonta a 500 euro, che non fanno dispiacere. Complimenti. Al secondo posto i Vivai del Valentino, premia la dottoressa Giovanna Licitra, dirigente della Camera di Commercio di Ragusa, responsabile dell'organizzazione della fiera e l'anima di questa fiera. Grazie. E naturalmente anche a lui il buono spesa della ditta Vivai Maugeri di 300 euro. Complimenti ai Vivai del Valentino. E ancora al terzo posto la società agricola Garden Design SRL, a premiare Vincenzo Maugeri,
che è anche presidente della Federvivai Iblea. Eccoli qua, viene assegnato il buono della ditta di 200 euro. Grazie, grazie, complimenti. Allora, abbiamo finito anche con il concorso florovivaistico e abbiamo conosciuto i protagonisti di questi giardini mediterranei. Allora, andiamo avanti. Sì, dobbiamo ringraziare in particolare quanti hanno contribuito alle manifestazioni equestri che avete avuto modo di ammirare, che ancora stanno lavorando in questo momento. Si tratta della 7ª edizione delle manifestazioni equestri. L'amore, la passione e il rispetto per quel nobile animale che è il cavallo hanno spinto l'uomo ad affinare le tecniche di approccio e di addestramento. L'equitazione da uno scopo primario prettamente utilitaristico oggi è diventato invece un'attività sportiva e ludica. Abbiamo, come dicevo, avuto modo di ammirare queste manifestazioni e noi vogliamo ringraziare tutti. Abbiamo qui una rappresentante, ma dobbiamo ringraziare le associazioni Iblea, Turismo Equestre e ancora la SEAJ Ranch, la Agan Ranch e la Gatto Corvino. Il segretario generale Carmelo Arezzo consegna simbolicamente alla rappresentante che abbiamo qui presente sul palco, per ringraziare poi tutte le associazioni che hanno curato le manifestazioni equestri di questa 38ª edizione della fiera. Grazie e complimenti. E allora è arrivato il momento vero e proprio della premiazione e adesso andiamo a conoscere la sfilata, andiamo a conoscere i campioni con la sfilata. E cominciamo subito con la sottosezione della razza bruna italiana. Se il vento me lo consente. Allora, andiamo subito a conoscere la campionessa assoluta Manze. Vediamo un po' di conoscerla insieme. L'allevatore premiato è il signor Giovanni Celestre, che ha la sua azienda agricola in contrada Santa Margherita. Intanto invito vicino a me il presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Sandro Gambuzza, che consegnerà la coppa offerta dal prefetto di Ragusa. Eccolo qua, il signor Celestre. Complimenti. Per la sua bruna italiana, la sua campionessa assoluta delle manze. Andiamo avanti con la campionessa riserva manze. La coppa è offerta dalla Camera di Commercio. A consegnarle ancora la dottoressa Giovanna Licitra. E si tratta sempre di bruna italiana. L'allevatore premiato è Carmelo Magro, che ha la sua azienda in contrada Farfaglia. Eccola qua che arriva la campionessa riserva Manze. Complimenti anche a lei, signor Magro. Assoluta Bacche. La coppa è offerta dalla provincia regionale di Ragusa, a consegnarla il vicepresidente della Camera di Commercio di Ragusa, Angelo Chessari. Il premiato è l'allevatore Giorgio Laterra, di contrada Formica. Eccola qua, la campionessa assoluta Bacche. Un applauso anche a questo splendido esemplare di razza bruna italiana. E andiamo ancora avanti con la campionessa riserva Bacche. La coppa è offerta dal comune di Ragusa e consegnata dal presidente del consiglio comunale di Ragusa, Giuseppe Di Noia. L'allevatore che andrà a premiare è Giovanni Celestre, ancora.
nella contrada Santa Margherita. Complimenti. E adesso un momento particolare, che è quello del Memorial Giovanni Criscione, intitolato a Giovanni Criscione. Si tratta della GAFI Master Breeder, gara di conduzione per i giovani allevatori della razza frisona. A consegnarlo è Carmelo Melli, che è il direttore dell'Associazione Regionale Allevatori. Una targa offerta dalla cooperativa Ragusa Latte. Complimenti, è stato lei a vincere la gara di conduzione per i giovani allevatori della razza frisona. Bene, andiamo avanti con la frisona italiana. Campionessa assoluta Manze. Eccola qua che arriva, della società agricola di Cava Giumenti. La coppa è offerta dalla Coldiretti. A consegnarla è il presidente della Coldiretti di Ragusa, Mattia Occhivinti. Bene, andiamo avanti ancora con la frisona italiana e conosciamo un altro allevatore, azienda agricola Campo di Contrada Maiorana. La coppa è offerta dall'onorevole Francesco Aiello. A consegnarla il responsabile della CIA di Ragusa, Pino Salinitro. Il presidente regionale della CIA, il dottore Carmelo Burrieri. Complimenti comunque all'azienda agricola Campo e a questi giovanissimi sempre impegnati con entusiasmo. La campionessa assoluta Vacche, eccola qua che arriva, è dell'allevatore Vincenzo Campo di Contrada Trisauro. Campo Gianni, ce lo facciamo dire da lui, qua c'è qualcosa che non va. Comunque la campionessa assoluta Vacchi al titolo, campionessa riserva Manze. Va bene, consegniamo la coppa. Il dottore Uccello, componente di giunta camerale Pippo Drago, a consegnarla. Ecco qua, complimenti. Adesso dovremo conoscere la campionessa riserva Vacche. L'allevatore dovrebbe essere Salvatore Campo. Ci siamo, bene, di Contrada Delia. Ad offrire la coppa è il comune di Modica, c'è l'assessore allo sviluppo economico Frasca Caccia, benvenuto. Buongiorno. Ecco qua la coppa del comune di Modica a Salvatore Campo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Siamo ad un altro memoria, ad un altro momento particolare della Fiera Agroalimentare Mediterranea, il Memorial Fabio Cassarino. Vacca d'oro Rametta, azienda agricola Pannuzzo Salvatore di Contrada Piancatella a Ragusa. A consegnare la targa offerta dalla Farma Agricola Iblea,
il direttore dell'associazione allevatori Carmelo Meli. E adesso è il momento della mostra regionale bovini razza modicana. Andiamo a conoscere il campione assoluto dei tori. Eccolo qua che arriva, l'allevatore Carmelo Massari di Contrada Donna Fugata. La coppa è offerta dal comune di Acate, a consegnarla il direttore provinciale della Coldiretti Edoardo Fiorina. È sempre un esemplare che mette un po' timore, il campione assoluto dei tori. Gerardo Fiorina a consegnare la coppa, bellissimo. Andiamo avanti ancora con la razza modicana. Ad essere premiato questa volta è il campione riserva tori di Francesco Bocchieri di Contrada Costa. La coppa è offerta dall'onorevole Roberto Ammatuna, a consegnarle l'assessore Matteo Manganese, assessore allo sviluppo economico del comune di Godrano che abbiamo conosciuto prima. Complimenti al signor Bocchieri. Andiamo avanti, questa volta conosciamo l'allevatore dell'azienda Leggio di Tumino, di Contrada Cavarenna Pozzi, la campionessa assolute Manze. Eccola qua che arriva, la coppa è offerta dal comune di Scicli e a consegnarla è Franco Comara, consigliere comunale di Godrano. Ecco qua la prima donna ad essere premiata. Per la campionessa assoluta Manze. Andiamo avanti, conosciamo la campionessa riserva Manze dei fratelli Bocchieri, azienda agricola incontrata a Cilone, la coppia offerta dall'onorevole Riccardo Minardo, a consegnarla il direttore provinciale di Confagricoltura Giovanni Scucces. Complimenti all'azienda agricola Bocchieri. È la volta della campionessa assoluta Vacche, sempre dell'azienda agricola Bocchieri di Contrada a Cilone. Una coppa offerta dall'onorevole Orazio Ragusa. Eccola qua che arriva. A consegnarla Enzo Cavallo, presidente del distretto lattiero caseario di Ragusa. Ecco qua. È quella che abbiamo davanti, è la campionessa assoluta Vacche. Adesso andiamo a vedere invece la campionessa riserva Vacche. Questa volta ad essere premiata è Tina Biazzo, sempre con la sua azienda incontrata a Cilone. La coppia è offerta dal comune di Chiaramonte, a consegnarla Franco Savarino, direttore della Coldiretti di Modica. Sono distratti questi premianti. Scherziamo. Allora, andiamo avanti, cambiamo sottosezione. Abbiamo adesso la razza pezzata rossa. E andiamo a premiare l'allevatore Vincenzo Campo di Contrada Trisaulo per la sua campionessa assoluta Manze. La coppa è offerta dall'onorevole Carmelo Incardona e il signor Campo riceve anche 4 dosi di seme mercurio della CIS. A consegnare è Antonella Scrinafi, funzionario del comune di Ragusa. Ecco qua, grazie. Allora un'altra pezzata rossa adesso, che è la campionessa assoluta Vacche.
Ad essere premiata l'azienda agricola Crocilla di Contrada Crocilla, il trofeo è offerto da Veronesi. All'agricoltore e all'allevatore vanno anche 4 dosi di seme Salvo della CIS più 2 dosi di seme Roundup sempre della CIS. A consegnare Angelo Chessari, vicepresidente della Camera di Commercio di Ragusa. Andiamo avanti, c'è un altro momento dedicato alla memoria di chi non è più con noi purtroppo, e questa volta parliamo di Emanuele Di Raimondo. Il memorial a lui intitolato va al campione junior della razza Cherolese. La tag è offerta dalla cooperativa Progetto Natura e a consegnarla è Emanuele Tumino, presidente della cooperativa Progetto Natura. Volano tutti. Ecco qua, complimenti, anche questo un esemplare veramente eccezionale. Allora, cerchiamo di togliere le rosette. Grazie. Possiamo andare avanti, andiamo avanti e continuiamo ancora con la razza Cherolese, controlli ponderali. Questa volta andiamo a conoscere il campione senior che appartiene a Silvana Blandino, così come a Silvana Blandino andrà poi il premio campionessa junior e il premio campionessa senior. Dunque, 3 premiazioni diverse sempre per la razza Cherolese e che vanno tutte a questa donna, a questa titolare di azienda incontrata Mauto a Modica. Allora andiamo subito con le premiazioni, possiamo farle credo contestualmente. La prima è una coppa offerta dalla Lega Coop, Giuseppe Occhipinti, presidente della Lega, a consegnarla. Non c'è? Allora, Giuseppe Battaglia, direttore ARA Ragusa, Associazione Regionale Allevatori. E può consegnare sempre lei, dottore, perché l'allevatore sì, è sempre lui a vincere e la coppa è offerta dalla provincia regionale di Ragusa. C'è ancora per la campionessa senior invece la coppa offerta dalla città di Ragusa e a consegnarle in questo caso il presidente del consiglio comunale di Noia. Grazie. Arriva ancora l'azienda Blandino Silvana e la campionessa senior. Eccola qua che arriva, c'è un ingorgo, capirete la stazza è quella che è. Eccola qua, questa è la campionessa senior della razza Cherolese. Il premiato è sempre lui, complimenti. Sicuramente protagonista di questa razza. Allora, cambiamo, cerchiamo di liberare la nostra passerella, non ne vuol sapere, giustamente si prende i suoi tempi e i suoi applausi, sì, meritati. Siamo alla razza Limousine, l'allevatore premiato Silvana Blandino, ancora di Contrada Mauto, campione junior. La coppa è offerta dal consorzio allevatori di Caltanissetta e a consegnarla sarà Carmelo Meli, direttore ARA Sicilia, ancora. Eccola qua che arriva,
campione junior della razza Limousine. Complimenti alle giovani generazioni. Allora, andiamo avanti. Adesso conosciamo il campione senior, che appartiene alla società agricola di Contrada Bosco. La coppa è offerta dal comune di Giarratana. A consegnarla è Giovanni Scuces, direttore provinciale di Coppa Agricoltura. Fratelli Stanzù, benissimo. E i fratelli Stanzù sono ancora protagonisti della prossima premiazione, perché sono i proprietari anche della campionessa senior. La conosciamo, la coppa è offerta dal comune di Modica, a consegnarla è ancora l'assessore Frasca Caccia. Ah, beh, giovanissimo allevatore. Questa coppa vale di più. Allora, andiamo avanti con la campionessa junior, Antonio Di Pasquale, l'allevatore che andremo a premiare. Eccola qua, la campionessa junior della razza Limousine. La coppa è offerta dalla Camera di Commercio di Ragusa, e a consegnarla il presidente del distretto lattiero caseario, Enzo Cavallo. Consegniamo la coppa al signor Di Pasquale, complimenti. Bene, adesso dovremmo liberare un po', penso, il ring, perché è il momento dei cavalli. Si tratta della sottosezione puro sangue razza anglo-araba, e andremo a conoscere l'azienda agricola dei fratelli Bocchieri di Contrada Cilone. Di fronte. Si tratta in questo caso di fattrici che vanno dai 3 ai 7 anni. Ma prima di lasciare spazio ai cavalli dobbiamo liberare il ring. Un cavallo ha saltato la recinzione. Stava arrivando la musica. Sempre. Faremo. Allora, andremo a conoscere adesso le fattrici che dicevo prima, che vanno dai 3 ai 7 anni, e poi le fattrici invece che vanno oltre i 7 anni, e in entrambi i casi ad essere premiato sarà l'allevatore Bocchieri, l'azienda agricola dei fratelli Bocchieri di Contrada Cilone a Ragusa. Parliamo di sottosezione puro sangue razza anglo-araba. I cavalli sono già pronti, sono grandi protagonisti anche loro di questa 38esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea. Siamo qua di fronte. Sì. Dobbiamo svuotare il ring, c'è questa piccola pausa tra una razza e l'altra, dai bovini agli equini. Eccola qua, questa famigliola chiude il quadro dei bovini. Thank you.
E poi andremo avanti sempre con i cavalli per la sottosezione da sella italiano e infine il momento più atteso, che è quello degli asini ragusani, che sono come sempre l'attrazione di questa fiera. Tra l'altro quest'anno c'è anche un neonato proprio venuto alla luce solo qualche giorno fa e già protagonista degli stand. Allora, sì, andiamo, vediamo un po', ecco, si sente il nitrito, quindi ci siamo quasi. Andiamo a conoscere le fattrici dai 3 ai 7 anni. Inauguriamo la premiazione lasciando la consegna al presidente della Camera di Commercio di Ragusa, Sandro Maria Capuzza, che consegnerà all'allevatore dell'azienda Bocchieri la coppa offerta dall'Istituto per l'incremento ittico. Eccolo qua che arriva. Questo puro sangue di razza anglo-araba. Foto di rito. Ecco, abbiamo sentito anche la voce. Complimenti ai fratelli Bocchieri. Possiamo consegnare anche l'altra coppa? Quella offerta dalla Coldiretti di Ragusa. Che va sempre ai fratelli Bocchieri. Dottoressa, lei ha ancora il piacere di consegnare la coppa che è offerta dalla Coldiretti. Grazie. Bene, andiamo avanti con il cavallo da sella italiano. Si tratta di Puledri del 2011, l'allevatore premiato è Giovanni Di Grandi di Contrada Puntarazzi, a consegnare la coppa il dottore Mattia Occhipinti, presidente della Coldiretti provinciale. La coppa è offerta dalla provincia regionale di Ragusa. Il puledro era irrequieto, va bene, premiamo l'allevatore, ci fidiamo. Complimenti. E adesso per il puledro invece del 2010 dovremmo conoscere l'animale che appartiene a Giancarlo Malfa, che è l'allevatore premiato e che ha la sua azienda in Contrada Bistretta. La coppa è offerta dalla provincia regionale di Ragusa. Il dottore Forina premia ancora. Vediamo un po' di conoscere l'allevatore Malfa, eccolo qua, e anche il suo puledro del 2010. Ce la fai, così piccolo e così forte, splendido cavallo anche questo. Allora, adesso per le puledre 2010, l'allevatore è premiato il Rosario Pannuzzo di Contrada Gatto Corvino. La coppa è offerta da Confagricoltura. C'è il direttore Giovanni Spucces. Allora facciamo premiare a lui, facciamo consegnare a lui la coppa a Rosario Pannuzzo. La coppa offerta da Confagricoltura. Vediamo un po' se arriva.
abbastanza irrequieti. Uletre 2010, corrisponde la descrizione? Sì, arriva. Eccola qua. Uletre 2010 di Rosario Pannuso. Eccola qua. Possiamo consegnare la coppa? Grazie signora, complimenti. Allora andiamo avanti con le fattrici. Riusciamo a fare la foto? Diventa pericoloso. Le fattrici, dicevo, dai 3 ai 7 anni. Ad essere premiato Francesco Scheppari, che ha la sua azienda incontrata a Malavita. La coppa è offerta dalla Camera di Commercio di Ragusa, dunque a consegnarla il presidente Sandro Gambuzza. Eccola che entra nel ring la fattrice nella categoria 3-7 anni. Di Francesco Scheppari. Consegniamo la coppa. Ecco qua. Complimenti. Non è facile gestire. Il vicepresidente della Camera di Commercio, Angelo Chessari, va a premiare la fattrice oltre i 7 anni. Ad essere premiata è l'azienda agricola dei fratelli Bocchieri di Contrada Cilone e la coppa è offerta dal Consorzio Allevatori di Ragusa. Eccola qua che arriva, la fattrice oltre 7 anni. Lo annunciavo prima, il momento quello più carino, quello più atteso, perché gli asini ragusani sono sempre una attrazione per questa fiera. Andiamo a conoscere per le puledre 2011 l'allevatore azienda Leggio di Tumino di Contrada Cavarenna Pozzi. Vediamo un po' se arrivano. Se quelli di prima erano un po' nervosi, questi sono un po' testardi. Un po' pizzico. Eccola qua, Uletra 2011 dell'azienda Leggio di Tumino. E questo è il concerto offerto dagli asini ragusani. Azienda Leggio, ecco qua. La coppa è offerta dall'Istituto per l'incremento ippico. Non so se c'è il direttore dell'istituto, no? Allora, facciamo consegnare la dottoressa Licita, così inauguriamo la premiazione per gli asini ragusani. Complimenti, da donna a donna. Benissimo. Allora, poi ci sono i puledri nati nel 2011 e ad essere premiato è l'allevatore Angelo Chipinti, che ha la sua azienda incontrata Meusa.
Pippo Drago, componente della giunta camerale, consegna la coppa offerta dalla Camera di Commercio di Ragusa. Complimenti al signor Pipinti e a questo puledro che è nato nel 2011. Allora, adesso il segretario generale della Camera di Commercio di Ragusa, il dottore Carmelo Arezzo, ha il compito di consegnare 5 premi, ma 5 premi che vanno tutti all'azienda Leggio di Tumino, quindi simbolicamente una coppa assegnata all'azienda Leggio di Tumino per le fattrici oltre 7 anni, fattrici dai 3 ai 7 anni, puledri 2010, puledre 2010, stalloni. Più di così non si poteva. Complimenti. All'azienda Leggio, che sembra avere l'esclusiva per questa categoria. Allora, facciamo l'applauso finale agli asini ragusani che ci lanciano per questa edizione. Ecco qua questo giro tondo, singolare, singolatissimo. Perché è rimasta la sottosezione degli equini per la produzione ordinaria. Ultimo allevatore ad essere premiato, Carmelo Blandino, ma lo abbiamo già conosciuto prima, di Contrada Spinazza, per quanto riguarda le fattrici indigene. La coppa è offerta da Confagricoltura e per chiudere le premiazioni il presidente della Camera di Commercio, il dottore Gambuzza. Ecco qua. Produzione ordinaria degli equini. Complimenti all'allevamento Blandino. Riusciranno a conquistare la coppa? Ecco qua. Benissimo. Grazie, complimenti, un applauso. Un applauso a voi, tanti complimenti. La premiazione finisce qui, un'edizione non facile della fiera per il momento che stiamo attraversando, ma che si è confermata ancora un successo ed è per questo che vi do l'appuntamento al prossimo anno. Mi piace finire con il claim che ha utilizzato quest'anno la fiera: la terra che coltiviamo custodisce le radici del nostro futuro. Quindi buon lavoro.